Si investe sull'arte moderna e contemporanea italiana, soprattutto in tempo di crisi. Lo fa Bologna Fiere, che ha presentato un'edizione tutta rinnovata, la 37ª, di Arte Fiera, che dal 25 al 28 gennaio riempirà i padiglioni della Fiera di Bologna e poi uscirà invadendo piazze, palazzi e gallerie sotto le due torri. 135 galleristi che porteranno la più ampia produzione d'arte contemporanea in mostra ed una città pronta ad accogliere un fermento culturale tutto nuovo. La nuova Arte Fiera con la nuova direzione artistica punta proprio ad essere innanzitutto la fiera dell'arte italiana moderna e contemporanea. E questo sarà testimoniato dalla bella partecipazione delle gallerie, dagli oltre 1.000 artisti e da una prima novità che è la mostra che è dedicata a raccogliere le opere scelte da curatrici esterne che le gallerie presentano con cui fare una storia italiana. Abbiamo istituito un fondo, questa è la seconda importantissima novità. Bologna Fiere investe per un fondo di acquisizione di opere, saranno quattro, due per scegliere quelle presentate dalle giovani gallerie e due per i giovani artisti sotto i 35 anni che espongono in fiera, per rilanciare la vocazione di Arte Fiera di nuovo anche sulla parte, diciamo, dell'arte di ricerca e di sperimentazione. Un servizio di navette collegherà i luoghi simboli d'arte e torna, come ogni anno, la Notte Bianca dell'Arte, evento che nella scorsa edizione ha raccolto migliaia di persone in visita a gallerie, strade e piazze. L'arte contemporanea ci mette in gioco nelle relazioni con delle dinamiche più ampie, delle dinamiche quindi culturali, non solo manageriali ovviamente, e in un certo senso l'arte contemporanea è anche il sintomo di quello che sta per accadere. Questo lo abbiamo visto negli anni scorsi e speriamo di avere ottime indicazioni, abbiamo già dei buoni segnali per quello che riguarda quest'anno.